Noi sospendiamo la nostra partecipazione al coordinamento politico che appoggia la Giunta Lucini, ma sospendiamo il giudizio definitivo sull'attività della Giunta. Terremoto nel centro-sinistra Comasco. Paco Sel, una delle liste che appoggia l'amministrazione guidata da Mario Lucini, rompe con il coordinamento politico di maggioranza in aperta polemica con il Partito Democratico e la lista Como Civica, criticandone il metodo, lo stile politico e i contenuti e marcando la distanza da due liste considerate responsabili di quello che non ha funzionato in questi 4 anni di governo della città. Nessuna uscita dalla maggioranza per il momento. I consiglieri Celeste Grossi e Luigino Nessi non siederanno ai banchi dell'opposizione, anche se voteranno a seconda del provvedimento, e l'assessore di riferimento Bruno Magatti resterà in giunta. In autunno però verrà fatto un nuovo bilancio e potrebbero cambiare gli scenari. Non parteciperemo più alle riunioni del coordinamento politico che solo noi siamo riusciti a tenere in piedi in questi anni. In questo momento di sospensione l'appoggio noi lo consideriamo esterno. Nel momento in cui noi dovessimo valutare che c'è un effettivo cambio di passo nello stile politico e anche nelle scelte di priorità, noi riconsidereremo questo. Altrimenti? Altrimenti è evidente che prenderemo le conseguenze di questo. E lascerete completamente la maggioranza? E in quel caso abbandoneremo la coalizione politica. La scelta odierna, precisano i coordinatori di Paco Sel, Gianluigi Fanmartino e Marco Lorenzini, non dipende dalle ultime vicende sul cantiere delle Paratie, ma da una riflessione avviata nell'ultimo anno. Diverse le contestazioni, come l'attenzione non sufficiente ai quartieri o il mancato confronto su temi importanti come il caso ACSM Agam e perfino sulla scelta di Lucini di non ricandidarsi. Rivendicando la posizione presa non votando la sfiducia a Lucini per non avere un commissario prefettivo, ora Paco Sel attende risposte. Decisivi potrebbero essere temi come la gestione della futura Villa Olmo o il piano del traffico, per non parlare del destino dello stabile di Via Volta dopo le battute d'arresto. Al momento fuori città non si esprime l'assessore Bruno Magatti, che annuncia però una conferenza stampa al suo rientro.